Ganz, una partita a due volti. Sì, il primo tempo avevo chiesto ai ragazzi di venire qua a Casale con grande personalità a giocarci la nostra partita. Nelle ultime due trasferte avevamo preso 0 punti giocando in maniera buona, pur perdendo. Primo tempo molto bene, poi sicuramente il contraccolpo del gol al 45esimo l'abbiamo pagato poi nel secondo tempo. Ci siamo un po' ripiegati troppo dietro, non siamo più riusciti a ripartire. Ma oltre alle ripartenze abbiamo avuto probabilmente troppa paura di giocare, insomma. La paura di non portare a casa nemmeno questa volta un punto. Questo ci ha un po' penalizzato, ma peccato. Settimana scorsa siamo ripartiti dal secondo tempo, quest'anno la prossima partita ripartiremo dall'ottimo primo tempo qui a Casale e vedremo di trovare un anello di congiunzione tra i 90 minuti, insomma. È stato un gol alla Ganz, quello del Casale? No, direi di no, è stato molto bravo, mi sembra il numero 7, no, credo, a girarsi in area, io ne facevo di altro tipo, è stato bravo, si è stati sicuramente distratti noi sul foro laterale, questo sicuro, è stato bravo a girarsi e a metterla nell'angolino lungo, però nulla toglie la prestazione della mia squadra, insomma, il Casale ha dimostrato di essere un'ottima squadra, di avere dei giocatori sicuramente di categoria superiore, e siamo venuti qua a giocarcela, è quello che volevo far vedere. Quello che è successo poi sia con l'Oltrepò Voghera e soprattutto a Pinerolo la volta scorsa. Abbiamo ribadito che abbiamo fatto vedere che siamo una buona squadra, una squadra arcigna che sa giocare anche a calcio, se giochiamo a calcio. Quando non giochiamo più a calcio è chiaro che veniamo colpiti poi, come è successo quest'anno nel secondo tempo, pur rischiando con questi grandi cross dagli esterni su questi cross da calcio d'angolo, perché effettivamente nel secondo tempo io mi sembra di non ricordare una parata al nostro portiere, ma è chiaro che il Casale ci ha schiacciato nella nostra metà campo. Mi sono legato un minuto di recupero, è passato al 47esimo, parla con il 48esimo, che è successo? Questa cosa ci sta capitando un po' troppo spesso, insomma. Abbiamo preso gol sempre come ha detto lei, al 45esimo, e con la Caronnese abbiamo preso gol al 94esimo. Sono questi minuti cruciali della partita che devono lavorarci ed essere un attimino un po' più attenti, più cattivi a volere il risultato, questo è vero. Poi chiaro ci sta anche chiaramente la qualità dei giocatori avversari che ti fanno degli ottimi gol, però dobbiamo essere molto più attenti. Come colloca il Casale fra le avversarie finora affrontate? Io direi, come ho detto, ha dei giocatori di categoria superiore, e quindi credo che il Casale possa dire la sua in questo campionato con i vertici alti sicuramente. È un'ottima squadra, con 3-4 giocatori, 5 giocatori di grandi livelli, e quindi sono ancora più felice di aver portato a casa un punto oggi qua a Casale. Una domanda che ci ha messo un po' tutti in difficoltà: il suo era un 3-5-2 o un 5-3-2? Perché difensivamente vedevamo allora, il 5 e poi l'attacco, la difesa era 4. Diciamo che il primo tempo abbiamo giocato un 3-5-2, nel secondo tempo è stato un 5-3-2, ma non voglio, non vorrei mai difendermi a 5, oppure ci difendiamo a 5 quando la palla è centralmente. Lateralmente la linea dobbiamo sempre spezzarla, diventare sempre a 4. Delle volte ce la facciamo e delle volte non ce la facciamo, però il mio vuole essere un 3-5-2 con il quinto dalla parte opposta a chiudere i 4. Capito.